Siamo al caseificio sociale Valsabbino, realtà storica per la Valsabbia e la provincia di Brescia, della quale parliamo con Ciro Cerqui, responsabile commerciale e amministrativo del caseificio. Buongiorno a tutti. Questa è una cooperativa che è nata nel 1982, grazie anche alla volontà di alcuni soci storici di un altro caseificio presente in valle, a Roevolciano. È nata questa cooperativa, hanno acquistato 40.000 metri di terreno e hanno iniziato i lavori nell'84 e iniziato l'attività nell'85. Noi raccogliamo esclusivamente latte dei soci della nostra valle, partiamo da Serle, arriviamo fino alle Pertiche e attualmente lavoriamo circa dai 30 ai 32 mila quintali di latte l'anno. I prodotti sono diversi, ce ne puoi parlare. Quello iconico che tutti conoscono è ovviamente la formaggella. Sì, la formaggella Valle Sabbia, diciamo, è quella più conosciuta e ricalca un po' quella che è la tradizione della nostra valle. È una formaggella di una stagionatura di circa 60 giorni, dal gusto dolce, ma già abbastanza strutturata perché appunto ha una sessantina di giorni di stagionatura. Noi ne vendiamo parecchia, non abbiamo solo quella nella nostra produzione, noi produciamo anche altri tipi di formaggella, come la formaggella di monte, la formaggella baby, che è una formaggellina un po' più piccola, che è più adatta, diciamo, alle esigenze delle famiglie attuali che si sono ridotte come numero. E abbiamo poi invece i formaggi, quelli un po' più stagionati, partendo dal Conca, che è un formaggio a latte intero di circa 6 mesi di stagionatura, passando poi per il Sabbio, che è un formaggio invece parzialmente scremato di circa, che noi vendiamo dagli 8 fino agli 8 mesi fino ai 2 anni praticamente. Poi abbiamo il nostro anno Valsabbino che ricalca un po' quella che è la tradizione dell'Alta Valle e quello ha una stagionatura sempre parzialmente scremato con una stagionatura attorno ai 15-16 mesi. È un anno caratterizzato dall'emergenza epidemiologica. Ecco, ci sono ripercussioni sull'economia e l'attività del caseificio? Diciamo, come per tutte le aziende è stato un anno difficile. La prima ondata, diciamo, che ci ha colto un po', di sorpresa e quindi anche noi abbiamo dovuto un po' imparare un po' sul campo come gestire la situazione anche dal punto di vista proprio lavorativo. Non è semplice, gestire le lavorazioni, i dipendenti, e tutto quello che riguarda, la struttura. Cercando di mantenere il più possibile le distanze e salvaguardando in primo diciamo così, la salute dei dipendenti. Noi abbiamo logicamente avuto un po' di calo per le vendite al minuto nel periodo proprio di chiusura, devo dire poi recuperate quando poi c'è stata la riapertura, abbiamo recuperato tutto quello che abbiamo perso, per fortuna per noi comunque. Ma la nostra cooperativa, diciamo, ha un fatturato attorno ai 3 milioni di euro e come dicevo, noi vendiamo circa un 30% direttamente al pubblico nel nostro negozio qui in sede, abbiamo un negozio alonato e facciamo 5 mercati settimanali con il nostro automezzo. La rimanente 70% viene venduta a certi gruppi della GDO oppure anche tramite grossisti viene poi collocata in altri negozi ambulanti. Principalmente siamo sul territorio lombardo, ecco. Anche se in questo momento ci stiamo un po' attivando per estendere un po' la nostra prospettiva di vendita. Ricordiamo dove sono i mercati presso cui si trovano i vostri prodotti. Noi facciamo il martedì mattina, siamo a Serle. Il mercoledì siamo a Gavardo, il giovedì siamo a Cunettone di Salò, il venerdì a Vobarno e il sabato siamo al mercato di Salò. Beh, la nostra cooperativa è sicuramente molto legata al nostro territorio, basti pensare che comunque nel nostro compagine sociale abbiamo anche la comunità montana, oltre che la provincia, oltre che alcuni comuni della zona. Ci teniamo a salvaguardare anche l'ambiente, abbiamo 2 impianti fotovoltaici proprio anche per riguardo a questa cosa e poi
Il fatto dell'esistenza del caseificio Valsabino in valle ha assicurato negli anni la permanenza sul territorio di alcune stalle che sono quelle che sono essenziali per la manutenzione del territorio, perché sapete tutti che lavorare in montagna è molto difficile. Se non ci fossero queste aziende ci sarebbe un degrado ambientale notevole, come succede anche in altri posti.